E come state belle tutto quanto? Mammina, per fare Pasqua tutti assieme dobbiamo fare solo in questo modo. Come abbiamo fatto a Natale. E come si dice, dove si fa Pasqua ti fai pure Natale. E noi siamo andati oltre, dove fai Natale fai pure Pasqua. È un ciclo! Io perciò non ho tolto nemmeno l'albero di Natale, perché tanto a dicembre, stiamo Natale toccato. Che si tiene bello tu, sorella mia? L'ottimismo. Nonna, vedo che ormai con la tecnologia sei proprio al passo con i tempi. Oh, mi guarda qua, va? Ma addirittura i filtri. E perché? Non sapevo, ti piace quest'altro? Mammi, meglio senza filtro. Quando mai che lei fumava patate e appestava tutta la casa? Ma lo sapete che da oggi la nonna sta anche sui social? Su Facebook. Quando mai che le roba per i vecchi come a te? I song su TikTok, o vuoi un balletto, ne? Ma O sì! Vai nonna, vuoi? vai, che sei tutti noi! Mamma mia, ma che ho visto che si è messa a fare piroetto, ho pensato loco! Addio, a botte è stato forte, secondo me si è rotto il femore. Paolo, Paolo, vacci tu che stai più vicino. Ma sei tu che abiti più vicino. Sì, ma io tengo le costolette sulla brace. Allora vado io. E chi guarda? Papà, ma che stai facendo? L'autocertificazione. Scrivo nonna caduta mentre faceva TikTok. Ma che scrivi? Che la nonna stia facendo i TikTok? Scrivi solo che si è rotto il femore. Oica, vi è piaciuto, eh? Mammina, che paura ci avete fatto fare! E noi vi abbiamo visto cadere appeso morto. No, chi l'era il finale del balletto? Ha spaccato come la soubrettina. Ma perché nonna è fatta spaccata? Ci ha fatto spaccato. Io a scendere faccio ambressi e assagli, che ci metto un po' di tempo. Paolo, ma spiegami una cosa, ma perché tu e tuo figlio Daniele state in due stanze diverse un'altra volta? Perché io sono positivo e lui è negativo. Paolo, tieno Covid. No, io sono positivo, ottimista, lui invece l'ha preso un po' a male, vuole stare un po' per i fatti suoi. Si è lasciato con la fidanzata. Papà! Ah, Daniela, zia, ti capisco. Gloria, ma che capisci, capisci? Ah, tu l'ultima volta che ti sei fidanzato, noi, per contentezza, abbiamo scassato piatti e bicchieri. Pure in Germania festeggiarono, scassarono pure Berlino. Ricordate quando passavamo la Pasqua nella casetta in Calabria? Io ero piccolo. Scusa, ma perché da quanti anni sta su virus? Il virus è un anno e mezzo, ma io la casa me la sono venduta 20 anni fa. E hai fatto bene, pensa a quanta gente questa Pasqua non può raggiungere la seconda casa. Così si ferma l'economia. Povera gente, faccio i buoni che tengo manca la prima casa. Mammina, com'era la pastiera che vi abbiamo mandato? Una chiave che l'ha gittata. Ma l'ha fatta mamma! E perciò è una chiave. Vabbè, perché avete cucinato di buono? Non ci siamo fatti mancare niente. Ma sono rimaste ancora 3 casatiere e 2 pastiere. Perché a Pasqua lui risorge, ma noi ci accerim. No, io mi mangio solo la pasta col pesto. Dengue geni, cucinò. Mamma mia, sorella mia, mamma ro Carmen, ah, capisco un momento, ma comunque stiamo festeggiando la resurrezione di Cristo, c'è cioè una nuova vita, mamma mia. Sarà pure una nuova vita, ma è sempre una vita in merda. L'ottimismo è il sale della vita, ma tu sei stata sempre insipida. E tu Giuseppe, bella nonna, che ti mangi? Nonna, io pure ho preso un bel coniglio paesano. Ovvero, perché a Milano stanno i conigli paesani? Ma che c'entra? Attorno a Milano comunque ci stanno i paesi. Ma poi come si fa a capire se un coniglio è paesano? È semplicissimo, tu chiam, paesà, se quello si gira, è paesà. E avete preso la colomba pasquale? Ma quale Pasquale? Zio Colombo si chiama Cristoforo. Colombo si chiama Tony. Ti amo amore mio, sì tutta vita mia, e non mi importa tutta gente che ci guarda. A pigliate la mamma, mi sentite dai Airstreets! Ragazzi, vi è piaciuto l'uovo che vi ho mandato la nonna? Sì! Hai visto? Per evitare di mettere dentro le scemità come fanno sempre, ci ha messo la sorpresa ritta. Nonna, io l'ho aperto, però dentro non ci stava niente. E tu che ti aspettavi, Ritalin? È certo! Hai visto? Che non ci serve niente, è stata una sorpresa o no? Che vai trovando, che sorpresa è questa? Mamma mia, allora prima di mangiare, adesso fai tu la benedizione, Però poche gocce, non come ogni anno che ci fai la doccia. Due gocce? Ma come è stato combinato voi? Ci vuole l'idrante con l'acqua santa, cara. Vado che due gocce.